Diciamo il canto al numero 215 del Libro Rosso. Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. Spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace, di bontà. Chiesa di Dio, popolo, alleluia, alleluia. Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia il Signore con te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il celebrare l'Eucaristia vuole essere un momento che davvero dedichiamo noi stessi all'ascolto della parola per poter ricaricare la nostra volontà, disponibilità nel seguire il Signore. La frenesia di tutti i giorni, gli impegni, la normalità tante volte ci distraggono, ci allontanano, ci preoccupano. Chiediamo al Signore che la presenza del Suo Spirito ravvivi in noi la certezza e la gioia di essere Suoi discepoli, di seguirlo. Chiediamo anche con sincerità il perdono per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison, Christe eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di tutti noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ti riveli ai piccoli, o Padre, infondi in noi la sapienza e la forza del tuo Spirito, perché seguendo Cristo sulla via della croce, siamo pronti a donare la nostra vita per manifestare al mondo la tua presenza d'amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal secondo libro dei Re. Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c'era un'illustre donna che lo trattenne a mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei. Ella disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura. Mettiamoci un letto, un tavolo, una sedia e un candeliere. Così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un giorno, che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo disse a Gesi, suo servo: «Che cosa si può fare per lei?» Gesi disse: «Purtroppo lei non ha un figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala». La chiamò. Ella si fermò sulla porta. Allora disse: «L'anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai un figlio fra le tue braccia». Parola di Dio. Rendiamo grazie. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò in eterno l'amore del Signore, di generazione in generazione. Farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, perché ho detto: è un amore edificato per sempre. Nel cielo rendi stabile la tua fedeltà. Canterò per sempre l'amore del Signore. Beato il popolo che ti sa acclamare, camminerà, Signore, alla luce del tuo volto. Esulta tutto il giorno nel tuo nome, si esalta nella tua giustizia. Canterò per sempre l'amore del Signore. Perché tu sei lo splendore della sua forza e con il tuo favore innalzi la nostra fronte. Perché del Signore è il nostro scudo, il nostro re del Santo d'Israele. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Voi siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa. Proclamate le opere ammirevoli di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è profeta avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è giusto avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli perché è mio discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Parola del Signore. Il tema di questa domenica, delle letture, è incentrato sull'accoglienza generosa verso coloro che sono i mandati dal Signore, i suoi testimoni, i suoi discepoli. Il racconto del profeta Eliseo nella prima lettura e poi le parole di Gesù quando dice: chi accoglie un profeta perché è un profeta avrà la ricompensa, chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Mi voglio soffermare però in modo particolare sulla prima parte del Vangelo, sulle prime affermazioni, chiaramente non nuove. Ha delle affermazioni Cristo che ci risultano a dir poco provocatorie per quello che è il nostro modo normale di sentire, di ragionare, di valutare. Voglio precisare subito, liberando da ogni possibile equivoco, non ci è detto di non amare il padre, la madre, i figli, ci mancherebbe altro. Non ci dice di amare di meno queste persone, la nostra stessa vita. Sarebbe contraddittorio, questo sì. Ma ci presenta una priorità, una precedenza che, guarda caso, moltiplica, rende più prezioso, rende più libero, allarga l'orizzonte da quelli che possono essere a volte i tornaconti dell'amore umano verso quelle che sono le persone che ci sono care, cosa ben ottima, ma perfino verso la nostra stessa vita. C'è un orizzonte più grande, c'è un respiro più grande. Non mette in alternativa l'uno o gli altri, ma, ripeto, indica quella priorità che ci permette di amare con tutto noi stessi, al di là di ogni umano interesse, proprio come dobbiamo essere disposti ad amare Lui con tutto il cuore, la mente, le forze, e come Lui ama tutti. Al contrario, proviamo l'ipotesi opposta, cercare di trattenere la vita per se stessi, viverla senza spenderla, senza amare con totalità e nella gratuità, ma solo egoisticamente, cercando di soddisfare le proprie esigenze, magari anche legittime, ma non andando oltre, le proprie istintività, la propria sete di avere, di potere. Sarebbe un po', uso questa immagine, come trattenere il respiro. Si rimane asfissiati. E allora, capite, pensare, lavorare, vivere solo egoisticamente anche quelle che possono essere le relazioni fondamentali, come gli affetti unici della famiglia, può finire davvero con vivere in maniera asfittica, adorando e servendo il nostro ego, e disposti a sacrificare a questo tutto e a tutto offrire. Ma questa vita che è così preziosa, così meravigliosa, unica, irrepetibile, alla quale siamo giustamente e tenacemente attaccati, in ogni caso, prima o dopo, presto o tardi, finirà, si concluderà. E allora cosa avremo guadagnato? Ecco, Gesù ci offre l'opportunità unica di non perderla,
di non perderla definitivamente, ma anzi di salvarla, facendo di questa vita, del tempo che ci è dato, di ogni respiro, un dono, una vita per amare, una vita per donare. Non che sia facile, non che sia la cosa più scontata, ma è ciò che davvero rimane, conta, ciò che davvero significa, secondo il suo esempio. Con una precisazione che non va trascurata, non va dimenticata, per causa mia e del Vangelo. Cioè cercando di vivere come Lui l'ha vissuta, amando il Padre con tutto se stesso, fino alla fine. Lui, che non sempre pensiamo a questo particolare, è un perdente nella storia. Non dimentichiamo che stiamo seguendo Cristo povero, disprezzato, perseguitato, condannato dal potere religioso prima e poi quello civile. Lui che però è il solo Signore, proprio perché nell'amore ha offerto totalmente se stesso, la sua vita, e nella sua morte e nella sua risurrezione offre anche a chi lo segue, offre anche a ciascuno di noi, se percorriamo la stessa strada, la stessa vittoria, lo stesso risultato. E nella logica delle cose, se percorriamo la stessa strada, arriviamo allo stesso luogo, arriviamo alla stessa meta. Come Lui, anche noi ritroveremo in pienezza il dono di questa vita nella Pasqua, nella risurrezione. Tante volte mi sono ripreso, ricordato di questi aspetti, di quanti invece al contrario hanno immaginato che la vita valesse la pena di essere vissuta soltanto per le grandi imprese. Talvolta vengono ricordati e celebrati per battaglie più o meno vinte, a volte anche per delle scoperte, a volte perché delle invenzioni che hanno dato opportunità migliori all'umanità, una crescita, un percorso che ha consentito anche davvero una realtà di miglioramento. Ma tante altre volte sono state soluzioni che hanno provocato violenza, sono state imperniate sulla sopraffazione. Ora queste persone che hanno dedicato la vita in questo, i loro nomi rimangono segnati nel libro della storia, resterà un nome che avrà soltanto il disonore di aver magari provocato sofferenza, dolore, morte, distruzione. Non è questo quello che evidentemente cerchiamo. Non è questo onore della storia che desideriamo, non è questa la grandezza che davvero rende immortali, anche se talvolta usiamo questa terminologia. E allora, anche se qualcuno, e penso a questo filosofo dell'Ottocento, questo Nietzsche, diceva che i cristiani sono una ciurma di povera gente che segue uno che è perdente, noi siamo dietro a Cristo. E con Cristo siamo certi di essere costruttori di un'umanità nuova, di un mondo migliore, perché segue una logica diversa, che è quella del dono, del servizio, dell'amore, non della violenza e della prepotenza. E concludo con un'espressione che il Vangelo ci riporta oggi, che anche per me diventa una provocazione positiva, un tocco singolare, che non va dimenticato, una singolare bellezza nelle parole del Vangelo, e voglio farvelo notare. Bere di acqua fresca non perderà la sua ricompensa. È singolare che sottolinei l'acqua fresca. L'acqua è indispensabile per vivere. Offrirla fresca non è scontato. Vuol dire premura, vuol dire eccedenza, vuol dire un amore che si dona, non un dovere, non un obbligo, non un devo bisogna, ma una poesia che accoglie e dona quasi da innamorati. Magari ci viene da pensare, un bicchiere di acqua fresca non è cosa poi di grande importanza o di grande pregio. Eppure pensate che quando Cristo dice queste affermazioni nel suo tempo, in quei luoghi particolari dove ci sono delle temperature spesso roventi, avere dell'acqua fresca vuol dire quasi un miracolo di amore, vuol dire quasi un miracolo di tenerezza, di cura,
di attenzione, di squisitezza. Davvero non è l'impresa più facile seguire Cristo, spendersi come Lui si è speso, sulla stessa strada, sullo stesso modello, ma siamo anche convinti che solo l'amore davvero salverà la nostra vita e salverà questo mondo. Non altro, non altre illusioni, non altre grandezze. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa cattolica ed apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Invochiamo te, Dio nostro Padre, perché partecipando all'Eucaristia ci offri l'occasione di pregare insieme e di presentarti la Chiesa, le nostre comunità e le nostre famiglie. Ci rivolgiamo a te e diciamo, per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o per gloria del tuo nome, ascoltaci, Signore. Per i governanti, con integrità e saggezza, operino scelte a favore dell'autentico bene comune, della giustizia e della pace, preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore. Per coloro che sono provati dalla malattia, dal lutto e da qualsiasi genere di tribolazione, trovino consolazione nelle amorevoli premure dei fratelli, preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore. Per noi e per le nostre comunità. Signore Gesù, rinnova in tutti noi lo spirito di carità e di accoglienza per diventare tuoi testimoni nel mondo. Sostieni il lavoro educativo delle parrocchie e dei gruppi in questa nostra estate. Preghiamo. Per la gloria del tuo nome, ascoltaci, o Signore. Dio nostro Padre, che ci hai creati e ci vuoi bene insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle, ti affidiamo la nostra comune preghiera, perché tu la porti a compimento con la tua provvidenza. Per Cristo nostro Signore.
Facciamo il canto 229. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato nostro viso dalla polvere, tu che hai sentito il nostro pianto. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Umili e pentiti, accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi. Lavami, Signore. Ci ha riportati liberi alla nostra terra, ed ora possiamo cantare, possiamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla tua volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione, ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto.
cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. L'umanità sempre ha pensato che Dio sia esigente, chieda sacrifici, olocausti, chieda che noi rinunciamo alle cose più belle o alle poche gioie che abbiamo. In verità il Signore ci dona tutto se stesso, perché noi abbiamo davvero a vivere la vita nella pienezza, nella pace, nella gioia. Lo invochiamo così come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Canto il Signore è il mio pastore, al numero 235. Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, in verdissimi prati.
Preghiamo. Il santo sacrificio che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore portiamo frutti che rimangano per sempre. Per Cristo nostro Signore. C'è il bollettino per le prossime due settimane, non ci sono molte attività in questo periodo, chiaramente. Oggi sono iniziati proprio questo pomeriggio i campi scuola, questo primo periodo a Vezzena, e poi continueranno a Montecorno e anche in altri posti. Ci sono già indicati sul bollettino, sul retro, un po' le attività per quello che riguarda l'aspetto, diciamo così, ricreativo, sportivo della nostra, del nostro luglio, della nostra festa del voto, anche una proposta di un piccolo spettacolo per famiglie, per bambini. Ecco, vorrei dire un sincero grazie per quanto è stato raccolto, e qui riportiamo, ecco, le cifre per l'emergenza dell'alluvione che è accaduta in Romagna, e abbiamo già provveduto ad inviarli alla Caritas. Ecco, poi altre cose potete, ecco, vederle con comodo. Ce n'è qualche copia, se non lo trovate comunque in parrocchia. Invochiamo su tutti noi la benedizione del Signore, sia davvero il suo aiuto che ci prende per mano e ci accompagna ogni giorno. Il Signore sia con voi. Invochiamo la Vergine Santa, affidando a lei attraverso la preghiera della supplica tutto noi stessi. Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, che i nostri padri hanno invocato con il titolo di Regina del mondo sommario, accogli benigna la supplica che ti rivolgiamo. Salva le nostre famiglie dalla disgregazione del materialismo. Forma la tua figli. Conserva integra la nostra fede nel tuo Figlio Gesù. Fa che attingiamo con gioia alla la Santa Messa e il Sacramento. Aiutaci ad essere fedeli testimoni del suo Vangelo. Allontana da noi la peste della discordia, dell'odio, della violenza e della bestemmia. Fa che portiamo il tuo amore a tutti gli uomini. Noi siamo i tuoi figli di Dio venero e te amo. Regina del Monte Sumano, prega per noi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, nel nome e nella gioia del Signore, andate in pace. Buona serata, buona settimana a tutti. Regina, Monte.